Neanche me ne ricordo le volte in cui non mi hanno considerato. Le volte in cui mi hanno sparlato dietro le spalle. Le volte in cui mi hanno riso in faccia o detto no. Per la maggior parte di adolescenti iniziare a cercare il proprio posto nel mondo è il periodo più difficile. La maggior parte non finisce mai di cercare ed è la cosa più brutta che possa capitare. Vagare senza meta in questa vita così breve e veloce. Invece ci sono persone che per un motivo o per un altro riescono ad inciampare in un sassolino, un cambio di percorso, un cambio di direzione che ne stravolge inesorabilmente la vita. 3 anni fa ho trovato il mio sassolino. Mi trovavo su un camion dei traslochi, ero felice, ma non soddisfatto. Ero molto contento per quello che avevo, ma non soddisfatto. Ogni sera mi addormentavo frustrato, pensando che ci dovesse essere di più per me. Sentivo nel profondo di non essere nato per quello. E fu così che scoprii una scatolina con dei prodotti importanti contenuti all'interno. La trovai cercandola ancora. Non è stata lei a cercare me, sono stato io a trovare lei. Penso sia un fatto di energia, sento e so che quella scatolina sia passata prima tra altre milioni di mani, ma il suo capolinea era già scritto dall'inizio. Per molti poteva essere una scatolina insignificativa, ma in un'Italia che vede il 46% degli adulti e il 30% dei bambini sovrappeso o obesi, 57.000 morti l'anno per cause legate all'eccesso di peso, in un'Italia con il 48,3% delle famiglie che non riesce ad arrivare a fine mese e il 68% di italiani insoddisfatti del proprio lavoro, in un'Italia dove chiudono ogni ora 4 attività commerciali, per me ha avuto un significato particolare. E sono servite tante altre mani e cuori speciali che potessero rendere quella scatolina apparentemente insignificante così speciale e piena di vita. Sono servite le mani forti di Massimiliano, la decisione di Max, il talento di Francesco, il coraggio di Michela, l'intuito di Ivan, la costanza di Samuele, il cuore di Pietro, la maestria di Yuri. Sono servite le energie di Gianni e Mara, la determinazione di Michael, la saggezza di Davide, la volontà di Marco, la speranza di Pierrette, la leadership di Loredana. È servita la capacità decisionale di Emanuele, la precisione di Christian, l'assertività di Marius, il sorriso di Andrea, l'entusiasmo di Luca, il carisma di Vito, l'illuminazione di Tommy. È servita la maestria di Gianluca, la visione di Roberto, la presenza di Gianni, la forza di Fabio, la bravura di Domenico, la storia incredibile di Roberto. È servito il valore di Tony, la presenza di Angelo, la curiosità di Giuliano, la calma di Gianluca, la fede di Angela, la rinascita di Enrico. È servito il credo inossidabile di Fabio e Matteo. È servita l'esperienza di Davide, l'iniziativa di Massimo, la voglia di Alex, la paternità di Davide, la gioia di Eurosia, la lealtà di Angelo e la spinta H24 di Maurizio. Altrimenti quella scatolina non si sarebbe trasformata in quello che è oggi. Oggi noi non saremmo qua seduti. Ognuno a fare quello di prima. Nessun cambio di percorso per nessuno. Nessun inciampo fortunato. Nessun sassolino. Noi siamo qua per dimostrare che in fondo ad ognuno di noi vive un eroe, che vuole uscire, che vuole ispirare altre persone, che vuole creare, vuole dire la sua, vuole cambiare qualcosa in questo mondo. Quello che ti chiediamo è di non essere troppo occupato e rischiare di scordarti di lui. Ti abbiamo fatto ragionare tante volte sul tuo perché, che ti darà la forza di continuare, ma ti sei mai chiesto perché vai è arrivato da te quella scatolina? Perché nelle tue mani e non in quelle di qualcun altro? Perché sei stato attratto? Perché ha scelto te? Non è casuale. Perché? Cosa siamo chiamati a fare insieme? Che sfide ci sono là fuori insieme che possiamo superare? Quante persone hanno bisogno di noi? Quanti aspettano che tu non molli e le vai a prendere? Quante persone hanno bisogno che tu scopra quell'eroe?
ma un eroe non si forma dall'oggi al domani. Ti racconto la storiella del bambù cinese. Perché nel lontano est vive questa pianta, ed è una pianta molto speciale che impiega 5 anni per crescere. Viene innaffiata, nutrita, corroborata ogni giorno, ma non emerge dal terreno fino al 5° anno. Una volta che esce però, dopo i 5 anni, in sole 5 settimane cresce e si alza per ben 25 metri. E la domanda è cresciuta in 5 anni o in 5 settimane? Beh, la risposta è ovvia, è cresciuta in 5 anni, perché ogni stop di quella persona nell'innaffiarla, nutrirla e fertilizzarla avrebbe decretato la morte di quella pianta. Sai quante persone passano vicino a quel ragazzo che innaffia per 5 anni un terreno senza ottenere frutti? Ehi, cosa stai facendo? E sei qui da un bel po'. Da quanto stai lavorando al tuo sogno e non hai niente da mostrare? E quanti ti dicono, è tutto qua? Beh, lo faranno ancora, 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 ancora molte persone passeranno, te lo diranno e tanti molleranno perché non vedono risultati istantanei. Ma no, non tu! Devi continuare ad innaffiare quel sogno. Non sarà veloce come lo vorrai. Ci saranno tante distrazioni che ti porteranno lontano da quel terreno e le dovrai gestire. Sarai tu a dover gestire i momenti no, ma la fede e la pazienza ti faranno andare avanti. Devi continuare a muoverti, a spingere, a scollegarti dal resto delle persone. Nei momenti no, in cui non verrai pagato abbastanza, nei momenti in cui non funzionerà, continua a crederci, continua a innaffiare. Quello che diventi nel processo è molto più importante del sogno stesso. La persona che diventi, il carattere che costruisci, il coraggio che sviluppi, la fede che manifesti è qualcosa che quando ti alzi al mattino noti allo specchio, non sei più tu, sei un'altra persona, cammini con un altro spirito, con un'altra energia e le persone lo notano, sanno che non sei più tu, che ora sai cos'è la vita, che l'hai abbracciata e conquistata, ma solo tu sai quanto è stata dura. Benvenuto alla chiusura della nostra visione della corsa ai 5.000. Benvenuto al Vitality.